Buongiorno. Il leone si è addormentato, ma in realtà si è svegliato. E più uno ruggirà. Che face, Boris? Stiamo andando all'asilo a fare il corso di... Oh, l'ho appena letto, eh. Emergenze e urgenze in età pediatrica. E... è un corso, penso, sul primo soccorso, disostruzione delle vie respiratorie, quelle robe lì solite, no? Alle 8:30, Mauri mi sta odiando. Vero, Mauri? Perché oggi è sabato. In realtà ti ho salvato, sappilo, perché tuo papà voleva farti andare con lui a scaricare e caricare macerie. Invece starai al caldo seduto a seguire una lezione di emergenze e urgenze. Diciamo che con Sofia questo corso ci sarebbe servito farlo molto prima, vero? Sì, Mauri. Col vizio che aveva di mettersi la roba in bocca, sì, ci sarebbe servito prima. Ce l'ha ancora il vizio, è vero. Nonostante grande ce l'ha ancora, mette in bocca qualsiasi cosa. Sai che ieri sera si è ciucciata? Per tutta la mezz'ora prima che andassimo in pizzeria si è ciucciata i cordini del bavaglio. C'è proprio sto vizio qua di mettere roba in bocca, incredibile. Però è grandicella adesso, ha 2 anni e mezzo. L'altro giorno l'ho beccata col tappino della bottiglia in bocca. Il tappino della bottiglia da mezzo litro. Tutto, qualsiasi cosa. Non ho capito se lo fa di proposito o se lo fa sovrapensiero. Ma c'è sto vizio maledetto di mettere tutto in bocca. Vabbè, perché ti insegnano tutto in una volta, no? Gli fai il muretto nel giardino dell'asilo. Adesso faremo l'entrata quella imbarazzante di sono tutti dentro e noi siamo in ritardatari dei 5 minuti che arriviamo per ultimi. Saranno solo in ritardo. Sì, sì, assolutamente. Anche perché, vista l'affluenza in generale dei papà, quando ci sono compleanni o attività varie, non so quanti ce ne saranno. Però è una cosa scema, cioè, nel senso, se vai a fare un corso del genere, è inutile, cioè, è utile che lo facciano tutti e due, no? Sì, io sto parlando in generale anche dei compleanni di pomeriggio, robe varie, che i papà non ci sono mai praticamente. No, quello perché ci sono partito. Ah, sì, infatti. Mauri invece il calcio non lo segue, quindi può venire ai compleanni. Però un corso del genere. Infatti? Io secondo me sì. No, è la Zelella forse. La macchina era la loro. E un corso del genere è utile che vadano entrambi i genitori, perché può essere che succede qualche cosa mentre anche con te. La bimba, cioè non è che deve succedere per forza quando c'è la mamma, potrebbe succedere anche quando c'è il papà, quindi è un corso utile a seguire per entrambi. Adesso vediamo, facciamo la conta dei papà stamattina. Dai, non piangere, Mauri, è una cosa utile quella che stai andando a fare. Sei commosso, sei dispiaciuto? Sono stanco. Dopo 4 ore di corso, Mauri sbadiglia come sbadigliava questa mattina all'inizio. E a un certo punto l'abbiamo perso. È andato a persi un caffè e non è più tornato, Monello. E no, è stato un bel corso, utile, spiegato bene. La pratica secondo me è quella che ha fatto la differenza, perché comunque un conto è... Vabbè, allora diciamo che anche nella parte teorica, nella spiegazione, ci hanno detto tante cose che non sapevamo. No? Sì. Perché ci hanno detto tante cose che non sapevamo, quindi la teoria è stata molto utile, spiegata molto bene. E poi anche la parte di pratica, perché un conto è sentirle spiegate, un conto è poi provare a farle, cioè diciamo che la prima volta, nel caso ci dovesse capitare, ce la siamo tolta come prova, no? Sperando che non debba mai
capitare niente, quindi non sia necessario, però nel caso sfiga vuole che succeda, siamo un minimo più preparati di prima. Abbiamo fatto un piccolo ripasso per il lavoro. Abbiamo fatto un piccolo ripasso per la sicurezza sul lavoro, esatto. E abbiamo scoperto, mi è dispiaciuto non fare i video perché era interessante soprattutto sulla parte pratica, però mi sembrava un po' invadente, poi magari sai, non tutti hanno piacere a essere ripresi, quindi, però è un peccato perché era una cosa interessante e utile. E abbiamo scoperto che Nicole sono 2 anni che, come si dice, corteggia un suo compagno di classe. Non c'è più religione. Ma è simpatico, a me piace quel bimbo lì. Poi a me piace anche sua mamma, è simpatica, ci chiacchierò volentieri. Quindi oggi, oggi abbiamo scoperto dalla nostra futura consuocera. Sapevamo che Nicola aveva questa predilizione per il Leo. Aveva questa simpatia particolare per il Leo. E la mamma del Leo ci ha detto che sono 2 anni che lei arriva a casa quintalate di disegni firmati Nicole, pieni di cuoricini per Leo, quindi è proprio lanciatissima, brava, vedi questo, come si dice, queste ragazze d'oggi, eh? Fa caldissimo, Mauri, togli un po'. E la mamma del Leo ha avuto il coraggio di far usare il bimbo piccolo, che ha solo 3 mesi, il Tommy, come bambolotto per fare pratica per la disostruzione delle vie respiratorie. Non a tutti e 15 che facevamo il corso, però un paio gliel'ha fatto provare perché diceva che comunque un conto è provare il bambolotto, un conto è provare su un bambino vero. Quindi lei che aveva lì il bambino vero ha provato sul Tommy a fare questa manovra e l'ha gentilmente ceduto anche ad altre per fargli vedere che con un bimbo vero non è così semplice come può sembrare col bambolotto. Ah, una proprio. Suoni e basta o canti anche? Suoni e basta. L'altro chitarrista oggi è in vacanza. Chitarrista senior. Come vuoi? Finito. Me lo metti via. Buonasera family. Buonasera. Allora, io non ho filmato, ma sarebbe stato giusto filmarlo. I 3/4 d'ora necessari a far scendere quest'uomo dal divano, dal coma. Lazzaro, guarda, fa un baffo in confronto. E dopo essersi alzato, divertente che ha trovato un bigliettino con scritto qualcosa tipo che l'ultima persona che mi ha detto no, l'ultimo uomo che mi ha detto no è diventato la mia giacca di pelle, una roba del genere. L'ho trasformato in una giacca di pelle. Ed è un bigliettino delle bottigliette sorpresine che c'erano nelle brioche quando eravamo piccoli io e Mauri, con cui stanno giocando ultimamente le bimbe, vero Niki? Le bottigliette quelle con dentro i messaggini. Probabilmente è rimasto in giro questo messaggino e guarda caso è rispuntato dal divano oggi, dopo che io ho insistito con Mauri per farlo alzare. E secondo me era un segno del destino, Mauri, non era proprio un caso. Io non ce l'ho messo, È saltato fuori da solo. E le cose. Strana, perché devi una frase? Non lo so, effettivamente. Cioè, non è. Bravo, non è una cosa molto da sorpresina per bambini. Però sai, erano altri tempi. Cioè, quando eravamo piccoli noi. No.
stanno molto attenti su certe cose. Cioè, per dire, quando eravamo piccoli noi non esisteva Rai Yo-Yo dedicato ai bambini di una fascia d'età. Cioè, io guardavo Kenshiro, capito? Davvero, mamma? Eh sì, amore, purtroppo noi avevamo un mondo triste senza Rai Yo-Yo. Come facevamo? Guardavamo Sailor Moon. No, no, amore, non eravamo, c'erano. Quando eravamo piccoli noi, i cartoni li avevano inventati da poco. Sì, è vero. Guarda che siamo vecchi. Cioè, i cartoni cioè, guardate la faccia perplessa di Nicola questa notizia. I cartoni come li guardi tu e Sofia sono molto, molto, ma molto più nuovi di quelli che guardavamo noi. I nostri erano molto, molto, ma molto più vecchi. Guarda, Nicky, ad esempio, Heidi è un cartone di quando eravamo piccoli noi. Heidi è un cartone di quando eravamo proprio piccoli allora noi. Allora è proprio vecchio. Ah, grazie, ed è uno dei primi cartoni. Dopo questo. E tu pensa che lo guardava anche la nonna quando era piccola. Quindi è proprio vecchio. Quella, va qua che arriva St. Moritz 2016. Ora Sofia, tocca a Sofia, prego. Tocca a Sofia, vieni Sofì, tocca a te. No, Nicky, spostati che tocca a Sofia. Nicky, via. Ma Sofì, ma che faccio? Hai fatto la sfilata anche tu. Sì, aspetta. Mi devi mandare lì. Salutare. Non fa paura il trenino, vero Sofì? Pensa che quello lì è il santo del tuo onomastico. Chi? San Nicola. Eh sì? Hai capito? Sofì, qua? Sofì, dove vai? Sofì, vieni. Il bigliettino, tu gliel'hai già dato a Fabi, eh? Vai! Brava! Siamo in cantina a prendere l'albero di Natale e le decorazioni perché adesso abbiamo già cenato, adesso faremo l'albero di Natale. E, allora, c'è chi per tradizione aspetta l'Immacolata per fare l'albero di Natale, noi invece cerchiamo sempre di farlo il prima possibile. Nel senso, il primo fine settimana di dicembre noi solitamente facciamo l'albero, quindi oggi è sabato 3 dicembre e facciamo l'albero perché domani nessuno va a lavorare, nessuno va all'asilo, quindi abbiamo tempo la sera per fare l'albero, anche se le bambine vanno a letto un po' più tardi, non fa niente. E prima lo facciamo, più tempo ci godiamo l'albero di Natale, quindi noi non aspettiamo mai l'8 dicembre, ma lo facciamo sempre il primo fine settimana di... Che freddo che fa in cantina! Lo facciamo sempre il primo fine settimana di dicembre. L'albero l'ha già preso Mauri e qua dentro ci sono qui altri pezzi di albero, i rami più piccoli e lì sopra calze della Befana, dovrebbero esserci le calze quelle da attaccare al camino. E qui un'altra scatola, anche questa con gli addobbi. Sì, queste due. Vi parlo dal salotto perché in cantina faceva veramente freddo. Comunque, avete visto le scatole degli addobbi e dell'albero di Natale degli antichi egizi. Quelle scatole sono delle scatole che aveva preso mia mamma quando io ero piccolina al mercato, probabilmente. E sono scatole che vendevano scomposte, smontate, ed erano da montare a casa. E sono di cartone. E io le odio, le odio tantissimo perché le ho sempre viste in casa mia e mi hanno sempre fatto un po' paura perché cioè queste facce qui degli egiziani da piccolina mi facevano un po' impressione. Mia mamma le teneva in camera sopra l'armadio con dentro i vestiti della nuova stagione o della vecchia stagione, comunque i vestiti che non utilizzavamo al cambio di stagione.
E adesso, vabbè, di riciclo sono finiti a casa mia con dentro gli addobbi di Natale, ma le odio con il profondo del mio cuore. Non vedo l'ora di cambiarle. Volevo trovare delle ceste di vimini chiuse, però delle scatole tipo di vimini in legno, qualcosa così, tipo mini bauli, che sono anche più carine da vedere con dentro tutte le decorazioni di Natale. Ma non le ho ancora trovate delle dimensioni che dico io, perché c'erano da Ikea e o non avevano il coperchio o erano troppo piccole e me ne servivano tantissime per mettere dentro tutte le decorazioni. Quindi sono ancora alla ricerca delle scatole perfette per gli addobbi natalizi. Mamma, elfo? Io elfo? Sì. Hai deciso tu? No, perché due... Due e due facciamo? Sì. Ah, ok. Due. No, babbo. Questo è bello. Mamma, vedi che bello. Fatto di atmosfera natalizia. Mamma, metti il cappellino. Mamma, metti il cappello. Sì. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Adesso ti faccio vedere. Che paura. Vado a prendere le luci. Sì, faccio Miki, è impazzito! Papi, si ferma! Sedatelo! Papà Natale è una pallina piccolina bianca, vero? Mm-hmm. Ma che è questo? Papi, guarda che prima di tutto però si mettono le luci. Wow! È proprio un bel Natale! Oggi è un bel Natale? Michael Bublé lo abbiamo, l'albero con le luci lo abbiamo. Papi, come le hai messe bene le luci al primo colpo, ma che roba. Papi, tombola. Papi, sai che è proprio una tombola. Papi, sei diventato ingegnere delle luci. Wow. Cosa hai trovato di interessante? Scoppia! Ma Niki, stai mettendo la gonna all'albero tu? Cioè, tutte le palline concentrate qua in basso e sul resto dell'albero niente? Metto io, Sofì? Sì. Metto io. È difficile questa? Sì. Sì, ok. Però metto questa. Questa qua. Brava! Come l'hai messa bene, amore? L'ho messa da sola. Sei stata molto brava. No, qua. Sono finite. Possiamo prenderle. Wow! Ma è un po' pendente, ragazzi. Sì. Ma tutti gli anni è un po' pendente all'inizio, ok. Oh. Ah! Ma ti hai staccato le luci? Ah, no, guarda. Tutto il giorno sta un cavallo bianco con un topo, topo. Che fa tutto topo. Tutto il mio nome che fa così. Tutto il mio formaggio si vuole mangiare. Pipi, quello che farò. Il nome fa un po'. Riderete. Ma voi riderete per quello che farò. Dai, mamma, bravissima. Sei vicina? Merci.
Brava! Brava Sofi! Che bel balletto! Che brava! Inchino, fai l'inchino! Inchino! Sofì, i piedi così!